In questo video, come da titolo, andrò ad elencarvi quali giochi horror meriterebbero un remake o un sequel, spiegandone brevemente il motivo. Iniziamo. Dino Crisis Remake. Immaginatevi un remake di questo gioco in stile Resident Evil 2 Remake, quindi leviamo la camera fissa e poniamola dietro al personaggio protagonista. Aggiungiamoci dinosauri in ambienti cupi e stretti. Azione, ma soprattutto atmosfere davvero horror. Silent Hill Remake. Per quanto possa sembrare assurdo, non sarebbe male, magari senza camera fissa, realizzandolo come Homecoming. E perché no anche un Silent Hill 2 Remake, essendo il mio capitolo preferito dell'intera saga? The Suffering Remake. Un gioco a molti sconosciuto, per questo un remake potrebbe farlo scoprire di più al giorno d'oggi. Indeciso se volerlo in prima o in terza persona, quindi come l'originale, immaginatevi l'atmosfera che potrebbe avere con una grafica recente, davvero il massimo. Alien Isolation 2, se non un sequel, un gioco simile ambientato nello stesso universo, non sarebbe niente male, anzi, mantenendo le atmosfere però, e soprattutto lo stile di gameplay del primo. The Darkness 3. Il secondo capitolo aveva delle belle trovate, non mi aveva fatto particolarmente impazzire per quanto riguarda lo stile di gameplay, ma il finale. Sto ancora aspettando una degna chiusura di questa trilogia. Condemned 3. La fine del secondo richiama ad un terzo capitolo, mai uscito. Un vero peccato visto la potenzialità di una trilogia del genere, essendo inoltre i primi due giochi tra i miei horror preferiti. Dopo un terzo capitolo molto, anzi forse fin troppo action e con una campagna co-op soprattutto, sarebbe davvero interessante una continuazione diretta del finale, lasciato brutalmente aperto, nonostante sì, vi erano due finali essendo una campagna co-op. Meriterebbe davvero un sacco. Resident Evil 9 è stato l'unico della lista ad essere ufficialmente annunciato e lo attendo davvero con ansia. Quindi questo si può dire che è un titolo sicuro, o almeno, beh, speriamo visto come si conclude Village. Silent Hill Sequel. Diciamocelo, un nuovo capitolo al di fuori di un remake sarebbe veramente bello, soprattutto nel caso venisse ripresa l'idea di PT, quindi più sezioni horror, e soprattutto con la visuale in prima persona. Outlast 3. Ok. Uscirà Outlast Trials, ma non sarà un vero e proprio terzo capitolo, incentrato più sul co-op e con uno svolgimento diverso rispetto ai primi due. Mi piacerebbe molto vedere un terzo capitolo ufficiale, che potrebbe essere ambientato in uno spazio stretto, come il manicomio del primo, oppure aperto, come nel caso del secondo. E voi, quale remake o sequel di un videogioco horror vorreste? Scrivetemelo qui sotto nei commenti.